La salute è responsabilità di tutti. Questo è il messaggio delle linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età, presentato dal Ministero della Salute giovedì 30 maggio a Roma, che si inserisce con efficacia nell'agenda istituzionale, politica, sociale e del sistema sportivo. La capacità di tenere attivi e partecipi questi quattro canali rappresenta un merito importante per un documento che ha visto impegnato per un anno e mezzo un tavolo di lavoro coordinato da Daniela Galeone, direttore della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, insieme ai rappresentanti di scuola, sistema sportivo, regioni, università, medici e stakeholder come l'UISP, unico soggetto associativo e di promozione sportiva presente al tavolo. La costruzione di questo documento è stata importante dal punto di vista della metodologia applicata, quindi non soltanto coinvolgendo il mondo sanitario ma anche tutti i portatori di interesse e tra gli enti di promozione sportiva unico UISP nazionale ovviamente. L'importanza di questo documento è molto alta per noi, lo testimonia il fatto che oggi qui alla presentazione al Ministero della Salute sono presenti diversi rappresentanti delle regioni, siamo in tanti davvero rappresentare il mondo dell'UISP, perché questo documento si metterà a disposizione dell'associazione soprattutto dal punto di vista del risvolto territoriale per la costruzione delle prossime linee di indirizzo, dei prossimi piani di prevenzione regionali che partiranno subito dopo la pausa estiva, quindi uno strumento a disposizione dei territori per partecipare ai tavoli di coprogrammazione e redazione dei piani regionali della prevenzione per poi essere concretizzati in attività sul territorio. Promuovere la metodologia che abbiamo seguito e condiviso per favorire e incentivare buone pratiche efficaci sul piano della salute, salute intesa come diritto di cittadinanza e bene comune. Il documento è stato fatto proprio dalla Conferenza Stato-Regioni in vista dei nuovi piani regionali per la salute. Si tratta di un importante contributo al rafforzamento delle strategie nazionali di promozione della salute, fornendo indicazioni per affrontare la carenza di attività fisica e obiettivi strategici come l'uguaglianza in salute, con particolare riferimento alle fasce svantaggiate. Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di azioni specifiche che l'OMS individua e declina come fattibili per tutti i paesi. Il documento descrive i benefici dell'attività fisica per ciascuna fascia d'età, partendo dalle indicazioni dell'OMS e dai livelli minimi raccomandati di attività fisica, 150 minuti alla settimana. Una raccomandazione importante è quella di intervenire il più precocemente possibile affinché il bambino possa acquisire uno stile di vita sano e attivo, quindi aiutare già fin dai primi mesi il neonato a muoversi. Le linee di indirizzo costituiscono un primo documento che fornisce elementi di policy in previsione di ulteriori approfondimenti. Qual è il nesso autore tra promozione della salute e uguaglianza in salute e progettazione per la UISP, quindi un corpo sussidiario, un corpo intermedio che peraltro viene riconosciuto da un documento ufficiale? Qual è la prospettiva e quali le possibilità e gli sviluppi futuri? Intanto già il riconoscimento è un fatto importantissimo, ma questo non basta. Credo che il lavoro che si sta facendo in questi anni stia iniziando a dare i suoi frutti. La prospettiva futura è, a mio avviso, che dietro una regia nazionale il territorio cresca, perché sono convinto che senza una crescita sul territorio il riconoscimento non sarà mai completo. La presentazione del documento è un'occasione di confronto anche in previsione delle indicazioni del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, in corso di definizione.